Siamo qui con alcuni esponenti dell'associazione La Banda, Francesco Franz Lenti, che ci presenta anche gli altri due compagni di viaggio. Allora, in difesa, Michele Pierri. Sulla fascia, sulla fascia, Giuseppe Santese. Allora, siamo alla fine dell'inizio della settimana sbianca, tutto il lavoro preparatorio alle spalle, sudore, polvere, esatto, pensieri, preoccupazioni, finalmente si è partiti. Un primo consuntivo del preventivo, com'è stata la preparazione? Allora, la preparazione è stata da esaurimento nervoso, da ricovero e di chi più ne ha più ne mette, diciamo. Siamo entrati per motivi, diciamo, burocratici il 23 dicembre qui nella struttura, nuova biblioteca comunale, l'ex Villa Pignatelli, e in tempi record, quasi come ho detto prima, da pit stop della Ferrari, siamo riusciti ad allestire la mostra, che comunque era in progetto già da un paio di mesi a questa parte. Però in quanto non entri dentro, quindi hai l'agibilità, non riesci praticamente a renderti conto. Settimana sbianca, tra l'altro, ricchissima di eventi. Volendo fare un ulteriore spot pubblicitario, perché bisogna esserci? Bisogna esserci perché chi odia il Natale, chi odia giocare al mercante in fiera e la tomba del fagiolo, credo che la migliore, diciamo, medicina sia quella di partecipare alla settimana sbianca, perché non credo che Red Ronnie il 28 dicembre lo puoi trovare da un'altra parte. Neanche cosmonauti italiani piuttosto che fotografi conosciuti a livello internazionale. Quindi, per chi odia il Natale o per chi lo ama ma ha perso tutto a tombolo a mercante in fiera e ha voglia di rifarsi, la settimana sbianca, che ricordiamo inizia il 26 e termina il 31 con un mega party al Santa Sofia, dove ci sarà da divertirsi sicuramente. E siamo con un attore teatrale molto conosciuto dai tarantini e non solo, protagonista di 25.000 granelli di sabbia e non solo, Alessandro Langiu. Siamo qui sempre all'inaugurazione della mostra sui volti degli operai. Ecco, a lui una domanda quasi d'obbligo: l'operaio e il teatro, il mondo operaio e il mondo cosiddetto culturale, quanto sono vicini e quanto sono distanti? Ma in realtà no, a me piace pensare agli operai semplicemente come persone come tutti gli altri, no? Tu sei un operaio che fa, sei una persona che fa un lavoro forse più duro, cioè sicuramente più duro, specialmente se parliamo di acciaieria o se parliamo di lavoro nei campi o di attività artigianali. Secondo me sono vicini nella capacità umana del raccontarsi, cioè gli operai lavorano in maniera sociale, no? condividono tra di loro in una squadra l'esperienza quotidiana. In teatro, perlomeno quello di cui mi occupo io, è raccontare le esperienze loro filtrate dagli occhi del narratore. Quindi secondo me sono assolutamente esperienze umane che vanno in parallelo. Poi c'è un problema nelle distanze, cioè le distanze che noi abbiamo territorialmente, cioè noi viviamo nella zona, nella città fabbrica dove abbiamo le manifestazioni, dove non partecipano gli operai, quando le manifestazioni sono anche per loro, pensiamo alle manifestazioni sull'ambiente, che insomma i più esposti sono loro che ci lavorano dentro, oppure ai lavori duri della terra, cioè pensiamo anche semplicemente a quello che è la storia pugliese dei canti popolari e di tradizione, quella vera che nasce in dei luoghi di lavoro. Quindi se c'è una distanza, c'è, secondo me è unicamente legata alla paura, no? La paura umana che qualcuno possa fare male all'altro in qualche modo, essere danneggiato con la paura della sopravvivenza. Secondo me il problema è uno soltanto, no? L'unione di cultura, se parliamo, a me, ripeto, mi piace più parlare di storie umane, di vicende umane, sono unite nella capacità di riconoscere e identificarsi su dei diritti, cioè il diritto di un operaio a lavorare serenamente anche se è a semplice riposo, se svolge un lavoro duro, a poter lavorare con sicurezza.
l'assenza di questi diritti crea uno spazio di denuncia necessaria, come quella che portava avanti da anni, legata a quello che si conosce, no? I dati sull'ambiente, i dati sulle morti del lavoro, di cui noi abbiamo tanti tristi primati. In questo quindi c'è il ragionamento sempre quello di riuscire semplicemente a deporre le paure, allontanarle, perché il percorso necessario in questo momento storico particolare è quello di ascoltarsi vicendevolmente in modo da superare tutti i problemi con i quali ci troviamo a confrontarci ogni giorno.